Avanti all'entrata della pira in onore di San Ciro incontriamo un altro dei maestri che hanno collaborato alla sua costruzione. Come si chiama e da quanto tempo collabora alla costruzione? Allora, io sono il direttore per quanto riguarda il lavoro alla costruzione della pira e mi chiamo Cannaliere Cosimo. Sono un devoto per San Ciro e in questo anno qua sono 4 anni che io faccio la pira. Ho fatto prima l'operaio insieme ad altri quando si faceva da altre parti, adesso la faccio qua, ho imparato da attraverso gli altri anziani come si fa la pira e quindi automaticamente mi sono volontato a fare la pira. C'ho una passione per San Ciro, una cosa, non sono stato miracolato, però automaticamente io per San Ciro ci tengo tanto, quindi automaticamente faccio questa devozione da anni e la farò ancora fin tanto che le forze mi sostengono e quindi per me San Ciro è un padre, è una persona molto cara che io ci tengo tanto tanto tanto. Ecco, come vedete, avete già sentito la passione di chi lavora sfidando il freddo, la pioggia, la scarsità dei materiali è tantissima, perché ricordiamolo, ogni volta bisogna inventarsi qualcosa sulla base del materiale che c'è, non è mai sempre la stessa costruzione. Sì, 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 e in effetti è vero, quest'anno abbiamo avuto delle calamità per quanto riguarda il tempo, quindi automaticamente anche ci siamo bagnati, però volevamo portare a termine questo nostro lavoro che è molto faticoso e molto impegnativo per realizzare la pira. Credo che la gente rimanga soddisfatta perché noi ci abbiamo messo tutta l'anima e tutta la passione per quanto riguarda realizzare questa pira qua. Beh, sicuramente la soddisfazione ci sarà perché è davvero un bello spettacolo. Complimenti anche al signor Cannaliere per il lavoro e anche a lui auguri. Eccoci per un buon Eccoci qua sentito. Nel cuore della pira il signor Cannaliere ci racconterà i segreti della costruzione della pira. Allora, questa pira qua è, in poche parole, sono 2 pire in una, sono. Cioè una pira grande viene fatta da tronchi pesanti, alberi, come stiamo da questa parte qua, alberi di pini, e in più pezzi di legna grossa, mini, media e piccola. Quindi automaticamente la costruzione viene fatta per un circa 3 metri di pezza legna grossa e poi automaticamente si comincia a rivestire dalle fascine dalle parti esterne. Man mano che sale la parte esterna, sale anche la parte interna. Cioè automaticamente poi creando una cappa di tiraggio e in più un camino dove noi poi questa sera da quella punta la uscirà la fiamma e quindi automaticamente avremo un tiraggio per quanto riguarda la pira. Dobbiamo ricordare che bisogna assicurare poi una combustione progressiva, certamente. Non deve bruciare né troppo velocemente né troppo lentamente. L'accensione viene fatta esclusivamente da una candela, senza alcol, benzina, ogni. Copertonio, via discorrendo, niente, solamente carta come vedete in questo punto qua, una semplice candela, ecco la candela ce l'abbiamo di qua, una candela accendo queste carte qua e vai via. Cioè man mano qui sotto qua, che abbiamo messo della legna piccolina fino a qua, accendiamo questa qua, man mano che la fiamma aumenta viene ricompensata da delle fascine di legna di ulivo, essendo che sono oleose riproduce ancora di più la fiamma, quindi automaticamente si sprigiona ancora in più la fiamma. Quando al momento in questa parte dove ci troviamo adesso sprigiona una fiamma molto lunga, minimo 2 metri di altezza, viene chiusa tutta questa camera qua con queste fascine, poi automaticamente si esce fuori, si richiude la porta e si tappa contemporaneamente di queste fascine, dando che la possibilità di non entrare aria e in modo quindi che abbiamo un tiraggio di favorire il tiraggio, quando esce la fiamma sopra dalla punta della pira vuol dire che in questa camera qua abbiamo minimo 3-4 metri di fiamma, quindi automaticamente viene la combustione totale, viene e brucia tutto. Brucia. Accendere la pira con una candela è una grande responsabilità oltre che un grande onore, perché sì. Come si dice, e c'è un solo colpo a disposizione, sì, o la va o la spa. Ecco, anche questo particolare dimostra quanta bravura, quanta perizia ci sia nel realizzare un manufatto come questo, perché non sono permessi errori, non solo perché i fedeli si aspettano che tutto vada come deve andare, ma proprio perché poi sarebbe difficile tentare di recuperare riaccendere un manufatto del genere. Ancora davvero complimenti. Grazie.